amanti sul canale, come avete letto dal titolo, review del mese di marzo, correttori low cost. Per me il correttore è fondamentale, quasi quanto il fondotinta, perché se io una mattina mi sveglio e decido che non voglio mettere il fondotinta, devo avere un correttore che però mi copra, che quasi mi dia la performance di un fondotinta, cioè di una coprenza almeno nelle zone più critiche di un fondotinta. Speravo di trovare il correttore della mia vita low cost e invece no. No, è una sfida fra tre correttori, uno nuovo, altri due no, alcuni me li avete consigliati voi, uno ce l'avevo già, e il vincitore, vi dico già la verità, è anche lui ha dei difetti. Faccio questa premessa perché sennò durante il video arrivate a pensare che sono una a cui non va bene niente, che quasi è la verità, però non è sempre tutto bello, tutto bellissimo, ci sono i pro, ci sono i contro, adesso vi spiego. L'applicazione ve la farò vedere solo del primo posto, perché gli altri due non ce la potevo fare ad andarci in giro quella giornata. E quando li ho testati mi sono bastati 2-3 giorni a testa per capire. Comunque, bando. Terzo posto. Allora, io mi sono scritta il claim col quale vengono proposti tutti e tre i correttori e con i prezzi. Al terzo posto io ho infilato proprio così subito, dopo 2-3 giorni, il Fit Me di Maybelline. E questo è un correttore che mi avevate consigliato tantissimo, di cui veramente io avevo sempre sentito parlare benissimo. Mi era giunta anche voce all'orecchio che fosse il dupe del mio correttore preferito di NARS, il Radiant Creamy Concealer. Vabbè, dopo ne parliamo. Allora, io l'ho acquistato su Amazon perché in negozio è praticamente introvabile. Ho preso la colorazione 1.5, l'1.5, ah no, scusate, eccola qua, 0.05, c'era un 5, che purtroppo avevo cercato le swatch su Google, ma ho sbagliato. L'ho presa a mezzo tono più chiara, però vabbè, non è un problema la colorazione. Il prezzo va dai 6 ai 7 euro, il claim dice correttore liquido, ed è liquido, formula leggera, molto leggera, coprenza impeccabile, no, perché io per avere una coprenza che io definisco impeccabile lo devo stratificare 2-3 volte, e poi non ha più quell'aspetto leggero e oh, sono nata senza occhiaie, no, copre le imperfezioni, dissento, perché è talmente leggera la formula, ve la faccio vedere, vi metto una clip, è talmente leggera la formula che secondo me proprio non va bene per il viso, quindi io le imperfezioni come tutti ce le ho sul viso, ho dei rossori sparsi piuttosto che dei brufoletti, e quindi questo tipo di formula non va bene. Copre i segni della fatica. Questa cosa è un ni, nel senso che se avessi preso il colore giusto avrei avuto un contorno occhi anche illuminato. Il problema è che il presupposto per il quale per me non è un correttore che io userei tutti i giorni è perché, appunto, come vi dicevo all'inizio del video, io ho bisogno di un correttore che sia performante senza fondotinta, perché se no mettere il fondotinta e poi applicare sopra il correttore sono tutti bellissimi. Io voglio essere sicura che con un correttore io posso anche uscire senza fondotinta perché mi sono coperta le occhiaie, e ripeto, ma poi lo vedrete anche nella clip a fine video, io sono normo occhiaia dotata, cioè non ho delle occhiaie pesantissime e nemmeno sono assenti, è una dotazione di serie di occhiaie, però non mi è piaciuto. Chi l'ha paragonato al NARS Radiant Creamy Concealer, mi chiedo se abbia usato per tanto tempo quel correttore, perché è già dalla formula è diverso, cioè è meno liquido, è quello, basta una passata e sta lì tutto il giorno. La durata di questo è quei 2-3 giorni che l'ho provato, comunque poi l'ho dovuto ritoccare, insomma, non sono uscita solo con questo perché per me non andava assolutamente bene, quindi diciamo che è stato aiutato un pochino, però per me, ragazzi, è un terzo posto proprio di sicuro.
Secondo posto, e qui ero molto molto curiosa perché è un correttore appena uscito, è una linea di concealer appena uscita, ed è questo di L'Oreal, si chiama Infallible 24 Hour Concealer Pomade. Sono presenti in gamma anche dei colori correttivi, quindi per esempio c'è il peach, l'arancione, proprio il pesca, che va bene appunto da mettere sotto poi il colore dell'occhiaia, cioè il colore della pelle che scegliete. La mia colorazione è la 1.5 light medium. Anche questo, allora, l'ho comprato, sì, costa circa 10 euro, io l'ho trovato su Amazon, ho preso e l'ho pagato intorno ai 10 euro, e sono dei correttori, come vedete, a pomade, nel senso che sono in crema, in questo bellissimo barattolino, in questo pottino che poi si chiama barattolino. E mi ricordava molto già dal pack un altro correttore di NARS che ho usato, che è il Soft Matte Complete Concealer, quello nel pottino, che aveva una formula secca, tant'è che molti lo preferiscono sul viso piuttosto che nel contorno occhi, però io l'ho sempre usato appunto nella zona del contorno occhi per coprire le occhiaie, mi è sempre piaciuto, pur essendo un po' più secchino e io preferendo sempre l'altro. Quindi credevo che fosse molto simile. Allora, è una texture quasi gel, è una cremina morbida, ovviamente io la prendo sempre col dito perché secondo me per questo genere di prodotto si fissa meglio col dito, e lo applico picchiettandolo, poi pressandolo nella zona del contorno occhi. Dice il claim: full coverage per 24 ore, non pieghe, texture cremosa ma resistente, applicazione consigliata col dito. Applicazione consigliata col dito, siamo tutte d'accordo, persino Margot, che non va nelle pieghe, e full coverage ci sono, resistente e che non va nelle pieghe, no. Se io applico questo correttore non ho neanche il tempo di fare l'altro occhio, che questo mi è già finito nella linea di espressione, che poi è una pieghetta che c'è proprio sotto l'occhio. Se lo metto sulla palpebra non ho finito neanche di metterlo dall'altra parte, che già mi ha fatto la piega, la righina orrenda sulla palpebra mobile. È resistente ed è full coverage solo se fissato immediatamente con una qualsiasi cipria, non fa differenza, e facendo appunto un po' di baking. Quindi io prendo la spugnetta di Real Techniques, poccio la cipria e passo subito immediata, altrimenti a me segna. Premessa, il mio contorno occhi non è un contorno occhi segnato, è un contorno occhi con una linea di espressione qui, dove ci sta che un prodotto possa finire, ma uno, non così velocemente, no, veramente ragazzi è velocissimo, e due, non un correttore, quindi per me è un bocciato. Peccato, perché comunque la coprenza che mi dà e la texture in realtà mi piacciono. Mi piace come copre l'occhiaia, perché veramente copre bene, basta solo un'applicazione. È resistente comunque se fissato con la cipria, e ci siamo, quindi quelle due cose ci siamo, ma purtroppo questa cosa che mi finisce nelle linee di espressione, nelle pieghette sotto l'occhio, non mi piace, e quindi bocciato. Primo posto, questo è un correttore che si chiama Pro Conceal HD High Definition Concealer ed è di LA Girl. Ce l'avevo, non so perché non l'ho mai usato, è stata la prima domanda che mi sono fatta quando l'ho ritirato fuori. Dopo un paio di giorni avevo capito perché non l'avevo mai usato. Il mio colore è il Natural, è un tubetto, appunto, che si preme, si pusha, ed è un correttore che ha l'applicatore a pennello. 6,50 euro, lo trovate online, perché io nel negozio questo non l'avevo mai visto. Alta coprenza, dal finish naturale ed opaco, lunga tenuta, non deposita nelle pieghette, modulabile naturale, pratico pennello. Allora, pratico pennello no, io lo boccio per il pennello, perché non esce in maniera normale, ma bisogna tipo premere tantissimo, perché quando
quando c'è un po' d'aria all'interno del tubicino, quindi quando l'avete comunque già usato e sta finendo, mi sposto perché più di una volta mi ha sporcata. Se io premo per far uscire il prodotto, a un certo punto il prodotto fa puff. Ma questo me lo faceva anche le prime volte che l'avevo usato. Non è una cosa che ho scoperto recentemente, cioè quando l'ho ripreso. Me lo faceva anche le prime volte. Tant'è che appunto avevo risolto mettendolo nella scatola della base, quindi dove ci sono i correttori e fondotinta, perché tutte le mattine era sempre un ternallotto se uscivo pulita o no. Così è restato. Però devo dire che, togliendo il fatto del pratico pennellino, la coprenza è buonissima, la durata è ottima, non mi finisce nelle pieghe prima ancora di fissarlo. Io lo fisso sempre con la cipria, non mi fido, in generale con i correttori non mi fido mai, e quindi un po' di cipria ci finisce sempre. La durata è perfetta perché comunque ho un correttore che io posso mettere la mattina e la sera, o non ho le occhiaie, quindi ce l'ho, quindi per me è un promosso. Ripeto, dai, direi che è proprio il meno peggio dei tre, è proprio cattiva come cosa, perché appunto se non avessi avuto questo pennello che ti rovina le maglie sarebbe stato perfetto. Vi faccio vedere l'applicazione di questo correttore e poi vi dico le ultime due o tre cosine. Avete visto, io lo applico con il pennellino, cioè rilascio il prodotto col pennello nella zona e poi lo picchietto con la Real Techniques, quindi con la spugnetta. Non mi piace con il pennello perché è molto cremosa come consistenza e col pennello secondo me non mi dà la stessa coprenza. Col dito neanche, perché comunque trovo che l'aspetto più naturale lo ottengo appunto con la Real Techniques, la spugnetta bagnata. Mi dà problemi come mi dà questo di pieghe, quindi non mi finisce nelle pieghette. Potrei non fissarlo? Questo sì, forse sì. Nelle giornate in cui appunto non voglio truccarmi, voglio semplicemente coprire le occhiaie, uscire, magari che ne so, ho da fare due o tre commissioni al volo, questo lo tirerei fuori dalla scatola, ma per chiudere il cerchio non è nessuno il mio correttore low cost preferito. E anche questo mese la review low cost ce la siamo tolta! Scrivetemi sempre sotto se avete delle richieste particolari, anche se io ho già un'idea per aprile che devo iniziare a provare, però voi fatemi sapere. Vi mando un bacio, ci rivediamo al prossimo video!